Nuovo appuntamento con Nicola, altro giro, altra corsa, sempre qua sul sentiero di Atlantide. Nick, come stai? Bentornato. Grazie Gianluca, tutto bene? Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti i nostri amici fedelissimi veterani abbonati, buon Mesbet in regia con il caldo di questi giorni, non molliamo un colpo, siamo sempre insieme a voi, vi accompagneremo per tutta l'estate, quindi cerchiamo di tenere tutti gli appuntamenti anche in clima, tra virgolette, vacanziero, chi può, chi non può, recupereranno magari più avanti, ma intanto noi ci siamo e lasceremo nuovi argomenti, nuove puntate. Sempre interessantissime come quelle di questa sera. Che cosa hai scelto per noi? Di che cosa parliamo? Allora, guarda, visto che siamo in clima ormai estivo, visto che abbiamo superato la fatidica boa del solstizio d'estate e che siamo in estate a tutti gli effetti, e visto che il caldo ormai finalmente comincia ad arrivare, ho pensato di fare un viaggio storico, leggendario e immaginifico nel mare. In quale mare? Vedremo tanti mari oggi. Oggi parleremo del Mediterraneo in senso più ampio, ma soprattutto parleremo dell'Egeo, parleremo di Creta, della splendida isola di Creta e parleremo della Sicilia. Infatti, la storia che oggi vi racconterò è incentrata soprattutto sulla Sicilia. Vorrei parlarvi di una vicenda poco nota, ma che era molto discussa e raccontata nell'antichità, una vicenda che sconfina nel mito, come tante vicende storiche, ma sulla quale recentemente ha tentato di fare luce e a dire la verità in maniera esemplare, portando proprio sul tavolo delle scoperte che potrebbero veramente rivoluzionare la storia dell'archeologia, una studiosa e ricercatrice siciliana, che è Rosa Maria Rita Lombardo. Rosa Maria Rita Lombardo ha pubblicato alcuni anni fa un bellissimo suo saggio che si intitola L'ultima dimora del re e che parla niente meno che della tomba di Minosse, del mitico re Minosse, in Sicilia. Io ho voluto sviluppare l'argomento, ho voluto capirne di più. E ho ampliato molto questo tema e ne ho realizzato un intero capitolo nel 2018 del mio saggio Atlantide e altre pagine di storia proibita. E per settembre intendo pubblicare ulteriormente ampliando il tema perché veramente è molto vasto, ci sarebbe molto altro da dire, intendo realizzare un saggio che uscirà a settembre proprio sui rapporti fra l'impero minoico, l'isola di Creta, i suoi possedimenti nell'Egeo e la Sicilia. Perché storicamente, non solo mitologicamente, ma storicamente, la Sicilia ha avuto dei grandissimi legami storici con la civiltà minoica ed è stata anche teatro di una vera e propria colonizzazione minoica, in particolare in alcune aree costiere. Colonizzazione minoica che, come hanno evidenziato le ricerche archeologiche degli ultimi anni, ha toccato anche altre aree della nostra penisola, in particolare la Puglia e il Salento. In effetti, nel Salento, in particolare a Rocca, ci sono degli insediamenti minoici poco studiati dagli archeologi, ma che attestano proprio la presenza di una colonizzazione minoica dell'Italia meridionale. Colonizzazione attestata da grandi edifici sul modello palazziale cretese, ceramiche tipicamente cretesi e la sopravvivenza nella memoria storica di certi luoghi della stessa mitologia cretese. Questo è molto interessante. Una mitologia che era improntata su un'antica religiosità fondata sul matriarcato, su un modello sociale patriarcale, una visione sia della sfera divina che della sfera umana completamente diversa da quella che poi si sarebbe sviluppata con la cultura micenea e con la civiltà greca stessa.
Ma partiamo da lontano, partiamo da Creta, no? Io nei miei libri tendo spesso a sottolineare una cosa importante che da molti viene ignorata. Minosse. Minosse viene indicato da tutte le fonti letterarie come un mitico sovrano cretese. E un sovrano leggendario che avrebbe realizzato poi quel mitico labirinto all'interno del quale c'era il altrettanto mitico Minotauro, ma è un personaggio ammantato di leggenda che addirittura Dante Alighieri, non si sa perché, colloca all'inferno nella Divina Commedia, è molto curioso anche questo aspetto, un personaggio di origine divina che addirittura sarebbe disceso da Atlantide. Infatti le più antiche leggende vogliono che Asterios, un dio, un titano, avrebbe avuto quattro figli. Atlante, no, quattro figli che si sarebbero spartiti di fatto il dominio del mondo. Il dominio del mondo allora conosciuto. A uno di questi figli, Minosse, sarebbe toccata in eredità Creta. Chi erano questi figli? Minosse, Radamante, Sarpedonte e Eufeme. Curiosamente, Eufeme, che viene menzionato dai testi storici più antichi, viene poi omesso. Molto interessante questa cancellazione. Ma mentre un personaggio come Radamante sarebbe toccato l'Egitto in eredità, guardate la radice Ra, molto importante per la cultura egizia, a Minosse sarebbe toccato appunto quello che sarebbe poi divenuto l'impero minoico, la civiltà minoica cretese. In realtà il nome minoico è stato attribuito a questa civiltà da Arthur Evans, il grande archeologo britannico, che alle soglie del XX secolo riportò alla luce per primo lo splendore del palazzo di Cnosso. Ma io ritengo che tale nome sia quanto mai azzeccato, perché in effetti questa civiltà è giusto chiamarla minoica, e cercheremo anche oggi di capire perché. Era una civiltà che sta alla base della stessa cultura occidentale. Fu la prima grande civiltà, se escludiamo quella egizia, del Mediterraneo. Anzi, le due civiltà furono parallele e complementari, perché furono entrambe antichissime. La civiltà minoica cretese infatti affonda nella più remota preistoria. È attestato che già attorno all'8000 avanti Cristo nel mare Egeo si navigasse con navigazione d'altura, quindi con navi. Hanno trovato fondi di navi risalenti a quell'epoca. Manca la documentazione scritta, ma abbonda la documentazione mitologica, e come sappiamo il mito è sempre da interpretare. Ma la civiltà minoica, come ho spiegato anche in precedenti puntate del Sentiero di Atlantide, decadde, iniziò a decadere repentinamente attorno alla metà del secondo millennio avanti Cristo, dopo un evento catastrofico, un evento terribile che cambiò per sempre il volto del Mediterraneo e la storia della civiltà: l'eruzione del vulcano di Santorini. Santorini dov'è? Santorini attualmente è un'isola a nord di Creta, grande meta turistica perché effettivamente è splendida, ma dell'attuale isola di Santorini resta ben poco rispetto a quello che era in passato. Santorini, Tera, questo era il suo nome originale, era un'isola piuttosto grande a nord di Creta, a oltre 100 chilometri a nord delle coste settentrionali di Creta. Un'isola che ospitava un imponente vulcano, un vulcano che niente aveva da invidiare al Monte Somma, che precedentemente era il Vesuvio, e che era molto più ampio dell'attuale Vesuvio. Cosa successe? Successe che attorno al 1500 avanti Cristo, data che è stata ricavata dal carbonio 14, dall'esame proprio di alcuni reperti organici, fra cui i resti di alcuni alberi, il vulcano, dopo parecchie avvisaglie
perché addirittura gli abitanti abbandonarono l'isola, non sono stati trovati dagli archeologi oggetti preziosi e tantomeno scheletri. E dopo quindi parecchie avvisaglie, terremoti e situazioni di, anche di paura, il vulcano esplose. Ma esplose perché? Perché secondo gli scienziati, attraverso alcune crepe che si erano aperte nell'isola, l'acqua del mare sarebbe penetrata nella camera magmatica, un'imponente camera magmatica, provocando un'esplosione terrificante che non solo distrusse l'isola, della quale ne resta forse un 30%, ma comportò uno tsunami spaventoso che avrebbe devastato tutte le coste del Mediterraneo. Oltre a questo tsunami ci sarebbe stata anche una immensa nuvola di polvere, cenere, detriti che per mesi avrebbe, se non per anni, avrebbe oscurato il cielo, comportando che cosa? Mutamenti climatici repentini, una crisi sistematica dell'agricoltura e dell'ecosistema del tempo, e si sa, quando l'agricoltura entra in crisi, quando non si possono più coltivare i campi, ne consegue la fame. Ne consegue la fame accompagnata da disordini sociali, da rivoluzioni, da sommosse, da fine di intere civiltà. La civiltà minoica era una civiltà a vocazione imperiale, una civiltà avanzatissima, con grandi conoscenze architettoniche, scientifiche, astronomiche, matematiche. Una civiltà che controllava direttamente non solo l'isola di Creta, che era la sua culla, ma la stessa isola di Tera e tante isole dell'area dell'Egeo, ampie regioni della Grecia continentale, soprattutto il Peloponneso, e che aveva stabilito insediamenti permanenti e colonie in tutto il Mediterraneo. Hanno trovato infatti insediamenti minoici sulle coste della Palestina, sulle coste della Siria, addirittura in Egitto, sulle coste della Libia, in Sicilia, addirittura in Sardegna e nelle Baleari. Quindi potete immaginarvi l'importanza che ha avuto questa civiltà per lo sviluppo della stessa civiltà umana nel Mediterraneo, in un'epoca veramente remota. Per alcuni millenni questa civiltà ha prosperato, esportando in tutto il Mediterraneo le proprie ceramiche, andando anche oltre, perché come spiego nel mio saggio I Minoici in America e le memorie di una civiltà perduta, sono emerse ormai prove ed evidenze che i Minoici con la loro flotta attraversarono addirittura l'Atlantico, giungendo a estrarre il rame dalle miniere del Michigan, aprendo miniere nel territorio del nord dell'odierno Michigan, nell'area dei Grandi Laghi. Queste sono questioni che gli storici ignorano o preferiscono ignorare, sulle quali gli storici preferiscono sorvolare perché sono scomode, ma la civiltà minoica attraversava regolarmente l'oceano e fu la vera artefice dell'età del bronzo, della grande esplosione del bronzo nel Mediterraneo. Quindi una civiltà guida e per certi versi superiore a quella egizia, una civiltà che però cadde nell'oblio fino alla sua riscoperta, tant'è che per secoli, dopo la sua fine, dopo la sua decadenza, quello che poi sarebbe diventato il mondo greco ricadde nella barbarie. L'eruzione del Santorini mise a dura prova Creta. Creta era famosa per la sua talassocrazia, il dominio dei mari, e talassocrazia che incredibilmente oggi viene messa in dubbio da tanti storici, archeologi moderni che tentano di descrivere la storia secondo dei parametri assurdi, secondo me, perché tutte le fonti antiche ci indicano la potenza di Creta nel campo navale, ci parlano da Erodoto a Diodoro Siculo a Pausania della talassocrazia minoica e del dominio minoico sui mari, ed era una realtà di fatto, se pensiamo che
la mitologia di questa terra ha influenzato le culture di tutti i popoli del Mediterraneo, rimanendo presente addirittura nelle successive civiltà, come quella fenicia, per esempio, financo in quella romana. La civiltà troiana, poi, che si scontrò con la civiltà micenea, era una diretta emanazione della civiltà cretese, della civiltà minoica. Ne era la diretta erede. Ma cosa avvenne dopo questa terribile eruzione? Le coste di Creta vennero devastate da questo tsunami. Creta sopravvisse a questo evento terribile, ma la civiltà minoica non fu più in grado di risollevarsi e di tornare quella che era. Entrò in crisi irreversibile. Perché? Perché perse buona parte della flotta. Migliaia e migliaia di navi vennero perse in un solo giorno. Perse quindi la possibilità di commerciare fino alla costruzione chiaramente di nuove navi. Perse la possibilità di mantenere i contatti con tutti i suoi avamposti nel Mediterraneo. Avrebbe tentato di risollevarsi, ma alla fine sarebbe caduta per tutta una serie di rivolte interne dovute molto probabilmente alla fame e alle carestie causate da questo grande disastro naturale, eruzione del vulcano, e venne soppiantata dalla cosiddetta civiltà micenea con una vera e propria invasione e una sostituzione al potere. I micenei è un nome convenzionale, quello di Micenei, che viene dato dagli archeologi dal sito di Micene, che è una città nel Peloponneso. Ma si tratta di un insieme di popoli, di tribù, popoli tribali, che non erano di origine egea, che non erano di origine mediterranea, ma che erano calati in Grecia attraverso varie migrazioni, dovute sicuramente a mutamenti climatici, perché nel 90% dei casi le grandi migrazioni della storia sono sempre state dovute a mutamenti climatici e alla ricerca di nuovi terreni da coltivare, alla ricerca di una prosperità perduta. Ma erano popoli che quindi non erano mediterranei, appartenevano a una cultura di matrice indoeuropea che venerava i nuovi dei, gli olimpici, divinità del fulmine, del tuono, della tempesta. Erano popoli di indole guerriera, caratterizzati da una visione patriarcale della società, ma che entrarono inizialmente in maniera pacifica nell'orbita della civiltà minoica, divenendone dei vassalli. Loro acquisirono dalla civiltà minoica tanto, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista artistico, stilistico. Infatti i gioielli di Micene, le architetture che sono state riportate alla luce dagli archeologi, molto ci parlano di Creta, molto ci parlano della matrice minoica di queste civiltà, della matrice esteriore, perché la loro matrice interiore chiaramente era diversa, erano popoli religiosamente e socialmente in conflitto con la cultura matriarcale minoica e con la religiosità minoica che era improntata sul culto degli antichi dei titani e delle grandi divinità femminili. Questi popoli, i cosiddetti micenei, quindi approfittando della crisi sociale che si era verificata a Creta dopo questa eruzione, gradualmente occuparono l'isola e si sostituirono nel potere alla civiltà minoica. Questa fu la fine della civiltà minoica? Sì e no. Perché, secondo molte testimonianze, anche archeologiche, nella parte orientale di Creta sarebbe sopravvissuto per alcuni secoli un nuovo regno minoico, l'ultimo avamposto di questa civiltà. Questo popolo viene chiamato da storici come Plutarco, come Erodoto, come Diodoro Siculo, i vetero-cretesi, gli antichi cretesi. E in effetti nella parte orientale di Creta si mantenne questa tradizione, questa civiltà. La parte orientale di Creta non venne sottomessa.
quantomeno per alcuni secoli, dalla civiltà micenea. Civiltà che poi a sua volta decadde, perché attorno al XII secolo avanti Cristo si verificò un'altra grande crisi sociale, un vero e proprio reset. Ne abbiamo parlato in una puntata in cui vi parlavo dei grandi reset della storia. E il XII avanti Cristo è stato un altro periodo terribile della storia, perché per via di situazioni sempre climatiche si verificò un crollo di tutte le grandi civiltà dell'epoca, con disordini sociali, con rivolte, con invasioni dei cosiddetti popoli del mare, e potremmo andare avanti ancora a lungo. Ci fu la guerra di Troia a quei tempi, che segnò proprio uno spartiacque fondamentale, ma gli aggressori di Troia, quelli che ne sarebbero usciti formalmente vincitori, e di lì a breve sarebbero spariti dalla storia. La loro civiltà sarebbe decaduta proprio per rivolte interne, per fame, per carestie, per tutta una serie di condizioni che precipitarono tutto il mondo greco in quella fase storica che viene chiamata dagli storici Medioevo ellenico, una fase in cui venne addirittura perso per alcuni secoli l'uso della scrittura, perché i micenei scrivevano, come i minoici scrivevano. Avevano una propria scrittura, molto elaborata, e viene chiamata lineare B nel caso dei micenei, lineare A nel caso dei minoici. Il lineare B è stato tradotto, a differenza del lineare A, ed è di fatto un proto-greco, una lingua proto-greca. Ma questo che cosa ha a che vedere con la Sicilia? È molto interessante, perché esiste una vicenda che viene riportata da diversi storici, in primis da Erodoto e da Diodoro Siculo, che ci parla di una vicenda avvolta nella leggenda, ma loro ce la descrivono nei minimi particolari. Ci parla del conflitto verificatosi fra Dedalo, il grande architetto Dedalo. Dedalo sarebbe stato un architetto famosissimo, un grande inventore, l'equivalente di un moderno ingegnere, un personaggio straordinario che era capace di progettare e realizzare le invenzioni più incredibili, oltre a costruire gli edifici più magnifici. Si parla dello scontro fra questo personaggio e il sovrano cretese Minosse, uno scontro dovuto a tutta una serie di vicende. Dedalo ne aveva combinata una peggio dell'altra, e Minosse, furioso, aveva deciso di metterlo a morte. Dedalo, quindi, secondo queste fonti, sarebbe fuggito dalla Sicilia per sfuggire alla morte, alla condanna, da Creta, e si sarebbe diretto in Sicilia. Sarebbe arrivato in Sicilia, dove sarebbe stato ospitato da chi? Dal re dei Sicani. I Sicani erano una delle antiche popolazioni della Sicilia, forse l'unica popolazione realmente autoctona della Sicilia, perché gli Elimi, che occuparono una vasta porzione dell'isola, si ritiene che fossero di origine cretese o troiana. I Sicani pare che fossero autoctoni e che parlassero una lingua autoctona. Cocalos, re dei Sicani, avrebbe quindi dato ospitalità a Dedalo. Ma andiamo un attimo a vedere le fonti. Ci terrei a leggervi alcuni brani di Diodoro Siculo, che poi dopo commenteremo. E dopo arriveremo a capire anche come si è evoluta la cosa, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista archeologico. Intanto facciamo una precisazione. Le fonti antiche ci parlano del mitico re Minosse. Se andate a Cnosso vedete quello che viene considerato il trono di Minosse. In realtà pare che la cosiddetta sala del trono di Cnosso in realtà fosse un tempio. Un tempio dove venivano venerate certe divinità. Una vera e propria sala del trono non è mai stata trovata.
Creta aveva molti palazzi. Cnosso è soltanto forse il maggiore di questi, ma c'era un altro palazzo a Festo, un altro palazzo a Maglia. C'erano altri palazzi più piccoli, ma che ricalcavano lo splendore e i fasti del palazzo di Cnosso. In tutti questi palazzi non è stata mai trovata un'autentica vera sala del trono, e a Creta non sono mai state trovate delle tombe regali, nel vero senso del termine. Molti storici hanno recentemente avanzato un'ipotesi, tutt'altro che da scartare, secondo me. Quella che vede della civiltà minoica in realtà una sorta di teocrazia fondata sul matriarcato. Una teocrazia in cui in realtà il potere politico sarebbe stato in mano alle grandi sacerdotesse. E la figura di Minosse sarebbe stata nient'altro che una figura rappresentativa del potere di queste sacerdotesse. E Minosse, al di là del mito della leggenda, non sarebbe stato un nome. Forse sì, era il nome del primo Minosse, di quel mitico figlio, di quel sovrano che avrebbe spartito in un'epoca imprecisata che affonda nella nebbia del mito i propri domini, Asterios. In seguito sarebbe invece diventato un appellativo, un titolo, equivalente né più né meno a quello di faraone in Egitto. Il Minosse, quindi, perché poi ci sarebbero stati vari Minosse, come attestato dalle fonti storiche, sarebbe stato quindi una sorta di governatore dell'isola. Il Minosse, perché era un titolo, appunto, un titolo sacrale, che governava a nome per conto del potere sacerdotale e degli dèi. C'è infatti un verso di Omero nell'Odissea che ci conferma come ogni 9 anni Minosse, il Minosse di turno, veniva richiamato dagli dèi all'interno di una grotta, la grotta di Camares. All'interno di questa grotta lui conferiva con il suo padre occidentale, quindi chiaramente con una divinità che poteva confermarlo o meno al potere per altri 9 anni. E 9 aveva una grande valenza simbolica nella cultura cretese, rappresenta la chiusura di un ciclo, il numero 9, a livello simbolico, a livello allegorico. Quindi andiamo a vedere le fonti e dopo le commenteremo. Partiamo da un testo di Diodoro Siculo, che è nel quarto libro della sua biblioteca storica. Guardate bene, Diodoro Siculo è una miniera di informazioni. A volte giustamente vanno interpretate, perché non sempre aveva la scienza infusa, ma Diodoro Siculo ci fornisce dei dati molto importanti per la conoscenza storica. Lui ci ripercorre in questo quarto libro della sua biblioteca gli attriti fra Minosse e Dedalo, tutta la vicenda del labirinto, tutta la vicenda del Minotauro, che è molto complessa e ora non vi sto a riportare. E ci parla della fuga in Sicilia di Dedalo. Dice testualmente Diodoro: Minosse, re dei Cretesi, in quell'epoca padrone del mare, quando fu informato della fuga di Dedalo in Sicilia, decise di fare una spedizione contro l'isola. Preparata una considerevole forza navale, salpò da Creta e approdò nel territorio di Acragas. Acragas è l'antico sito dell'odierna Agrigento. Nel luogo chiamato poi da lui Minoa. In effetti in Sicilia è pieno di toponimi Minoa, che molto probabilmente derivano da antichi insediamenti minoici. Il toponimo Minoa lo troviamo, fra l'altro, anche in altre regioni del Mediterraneo. Questo è molto interessante. Continua Diodoro Siculo. Quando l'armata di Minosse fu sbarcata, vennero inviati dei messaggeri al re Cocalos, il re dei Sicani. Minosse reclamava infatti Dedalo per farlo mettere a morte. Cocalos lo invitò ad un incontro e, dopo aver promesso
che avrebbe seguito ogni cosa, praticamente lui gli promise di consegnare Dedalo, ma in realtà non lo voleva fare. Perché? Perché non solo Kokalos aveva dato ospitalità a questo grande architetto, ingegnere, inventore, ma voleva servirsi e aveva anzi già cominciato, secondo certe fonti, a servirsi delle sue conoscenze per la realizzazione di fortificazioni, per addirittura per la costruzione di acquedotti. Quindi Kokalos, che da un lato temeva il potere di Minosse, e da un altro lato non voleva assolutamente consegnare questo ribelle. Quindi lo invitò a questo incontro, promise che l'avrebbe consegnato, ma qui c'è il ma. Diede ospitalità a Minosse. E mentre questi era al bagno, praticamente c'erano delle terme molto efficienti a quei tempi, già nell'antica Sicilia, e nel contesto di questa ospitalità il sovrano cretese si rilassava in questi bagni. Ma cosa avvenne? Mentre questi era al bagno, trattenendolo a lungo nell'acqua calda, lo uccise. Praticamente venne annegato in una piscina termale e restituì poi il corpo del sovrano ai cretesi, adducendo come causa della morte il fatto che era scivolato, caduto nell'acqua e che era annegato. Una cosa sinceramente poco credibile. Per coloro che lo avevano accompagnato, coloro che lo avevano accompagnato nella spedizione seppellirono splendidamente il corpo del re, costruirono un duplice sepolcro e posero le ossa nella parte nascosta, mentre in quella scoperta edificarono un tempio di Afrodite. I cretesi, intanto, che da Minosse erano stati condotti in Sicilia, non avendo più un re, iniziarono ad andare in discordia tra loro. E siccome le loro navi erano state incendiate dai Sicani, sudditi di Kokalos, disperando di tornare alla loro patria, decisero di abitare stabilmente in Sicilia. Questo testo quindi ci parla della morte di un Minosse in un'epoca storica che è imprecisata, ma che possiamo ben ricostruire da altre fonti. Ci parla della morte a tradimento di questo, dell'omicidio di questo sovrano da parte di questo re dei Sicani, che non voleva consegnare il ribelle Dedalo alla giustizia minoica. Prosegue così Diodoro Siculo. A Dedalo toccò di appartenere alla famiglia reale ateniese, perché Dedalo infatti era di origine ateniese. E il fatto che lavorasse per Minosse, che fosse stato tanti anni al servizio di Minosse, ci va a confermare anche quanto l'Atene dell'epoca fosse di fatto una colonia cretese, dipendesse a tutti gli effetti da Creta e dalla sua civiltà. Quindi a Dedalo toccò di appartenere alla famiglia reale ateniese, dei cosiddetti Metionidi, e divenne ancora più famoso presso tutte le genti, oltre che per l'arte, anche per i suoi viaggi e per le sue sventure. Uccise il figlio di sua sorella e perciò, ben conoscendo le patrie leggi, andò volontario in esilio a Creta, presso Minosse, questa è la versione che c'era da Diodoro, e per questi e le figlie di lui realizzò delle statue, come ci racconta anche Omero dall'Iliade. Condannato da Minosse per un torto che gli aveva fatto e gettato in carcere insieme al figlio, riuscì a fuggire da Creta e giunse a Inico, città dei Sicoli, presso il re Kokalos, e fu così per i Sicoli causa di guerra contro i cretesi, perché quando Minosse glielo richiese, Kokalos non glielo riconsegnò. Non solo, ma fu tanto ben voluto a cagion dell'arte
dalle figlie di Cocalos che queste donne, per favorire Dedalo, tramarono persino la morte di Minosse. In quest'altro brano, che apparentemente va in contraddizione con il precedente, e viene attribuito l'omicidio del re, del sovrano cretese, addirittura alle figlie del re Cocalos, probabilmente per sviare la colpa del re. Ora non sapremo mai effettivamente come è andata. Ma quando si colloca questa vicenda? Erodoto, che ce ne parla a lungo nelle sue storie, ci riferisce che la morte di questo Minosse sarebbe avvenuta due generazioni prima della guerra di Troia. Allora, la maggior parte delle fonti storiche concorda su una data per la distruzione di Troia, per la fine della guerra di Troia. Anno più, anno meno, si parla del 1186 avanti Cristo. Una data convenzionale, ma che ritengo molto attendibile. 1186 avanti Cristo. Due generazioni prima di questa data. Siamo nella fase finale dell'età del bronzo, in una fase quindi in cui i micenei spadroneggiavano in Grecia, nell'Egeo, nella stessa Creta, una fase in cui la civiltà minoica, quella che per millenni aveva prosperato e dominato i mari, già era decaduta. Quindi verosimilmente non si tratta né del mitico re Minosse, che sarebbe esistito in un'epoca antichissima, e non si tratta neanche un sovrano della civiltà minoica come la intendiamo. Si sarebbe trattato di uno degli ultimi sovrani della parte orientale di Creta, uno degli ultimi sovrani dei veterocretesi, quell'avamposto dell'isola di Creta dove la civiltà minoica per alcuni secoli sarebbe sopravvissuta. Quindi qui storicamente abbiamo inquadrato la questione. Ora, come io osservo in questo capitolo del mio libro Atlantide e altre pagine di storia proibita, non si può negare a priori la possibilità che le vicende, no, che fino ad ora abbiamo riportato, che sono narrate da Erodoto, da Diodoro, da Pausania, ma anche poi successivamente da Ovidio e da altri autori dell'antichità, possano celare una base di autenticità. Alcuni archeologi e alcuni storici, però, a cavallo fra il XIX secolo e l'inizio del Novecento, hanno negato la storicità di questa vicenda. Hanno sostenuto che questa leggenda sia stata creata ad arte dagli abitanti di Selinunte in Sicilia, che storicamente erano in guerra o in rivalità con Acragas, Agrigento. Hanno ritenuto storici, fra cui Emanuele Ciaceri, che fra l'altro è autore di libri meravigliosi sulla storia dell'antica Sicilia, e come l'archeologo Luigi Pareti, anche gli autori di importanti studi archeologici sulla Sicilia. Hanno ritenuto che questa fosse stata una vicenda propagandistica messa ad arte dai selinuntini per mettere in cattiva luce Acragas e la sua memoria storica. Ora, Acragas fu una colonia greca, relativamente anche recente, storicamente parlando, fu una colonia greca decisamente successiva alla civiltà micenea, una colonizzazione greca di epoca classica, al pari di Selinunte e al pari di tanti altri insediamenti greci della Sicilia. Loro hanno quindi ritenuto che i selinuntini greci avessero voluto offuscare la reputazione degli agrigentini, attribuendo ad essi un'origine che non avevano, perché
la storica città di Acragas in realtà niente aveva da spartire con l'antico regno dei Sicani, antico regno dei Sicani che aveva prosperato in quell'area secoli e secoli e secoli prima e che poi era decaduto, tant'è che i greci si impossessarono facilmente di quei territori. Non sta in piedi, sinceramente, secondo me, questa interpretazione politica. E molti hanno ritenuto, quindi, da un lato, un artificio filosofico, politico, anti-agrigentino la questione, altri invece l'hanno ritenuta storicamente attendibile. Sono stati molti anche gli archeologi che hanno voluto identificare l'antico sito di Camicos. E le scoperte che sono state fatte nel corso del Novecento in provincia di Agrigento, in particolare a Sant'Angelo Muxaro, hanno portato molti archeologi a pensare di avervi identificato, di aver identificato in questo sito l'antica Camicos. Ma molte cose non tornavano. Per esempio, le descrizioni di Erodoto, che oggi non vi ho letto perché sono molto lunghe e complesse, anche le descrizioni di Pausania ci raccontano di come la flotta cretese abbia risalito il corso del fiume, fiume che all'epoca era chiaramente navigabile, e siano giunti proprio lungo il corso del fiume alla città, nei pressi della città di Camicos, città che poi avrebbero assediato. Ci sono delle discrepanze di natura geografica e la ricercatrice Rosa Maria Rita Lombardo, in questo suo mirabile saggio L'ultima dimora del re, e ci fa notare come il sito di Sant'Angelo Muxaro, per quanto interessante e per quanto sia in buona misura riconducibile alla civiltà dei Sicani, non corrisponda alla imponente o quantomeno ragguardevole capitale sicana che doveva essere Camicos. È voluta andare oltre, riuscendo anche a identificare la possibile tomba di questo Minosse. Ma questo lo vedremo fra poco. Ora, io, come notavo prima, no, ritengo personalmente quindi delle arrampicate sugli specchi le posizioni che hanno preso storici come Emanuele Ciaceri o Luigi Pareti, perché niente ci può provare che la vicenda narrata da Erodoto, da Pausania e da Diodoro Siculo possa essere frutto di fantasia o di mera propaganda politica. Del resto è anche perfettamente plausibile che nel lasso di pochi secoli venga persa la memoria storica dell'esatta ubicazione di un sepolcro, perché loro ritenevano campata per aria questa vicenda perché non ci dava l'ubicazione esatta di questa tomba che i cretesi stessi avrebbero realizzato per questo loro sovrano. Come a dire, sì, ci parlate della morte, questi testi ci parlano della morte di Minosse, questa leggenda ci parla della sua restituzione ai suoi soldati, ci parla dell'edificazione di un sepolcro imponente che addirittura ospitava un tempio di Afrodite nella sua parte più visibile, mentre nella parte più interna e nascosta ci sarebbe stato il vero e proprio sepolcro, ma nessuna fonte è in grado di dirci dov'è la tomba, perché in effetti in queste fonti greche, Erodoto, Pausania è il tardo chiaramente dei tre, e Diodoro Siculo, non c'è una sola menzione plausibile dell'ubicazione di questo sepolcro. La vicenda era nota nell'antichità, addirittura c'è un'anfora bellissima che è nota come l'anfora di Hubbard,
che si trova nel museo di Nicosia a Cipro. Infatti è un'anfora cipriota dell'800 avanti Cristo, del IX secolo avanti Cristo più o meno, che ci raffigura la vicenda della morte di Minosse e della presenza di Dedalo a Camicos. Quindi doveva essere una vicenda molto, molto chiacchierata all'epoca, perché è presente su questa anfora in diversi altri contesti artistici di Vasellame. Nell'area di, sia nell'area costiera di Agrigento, dell'odierna Agrigento, non è stato trovato niente che potesse essere assimilabile a un antico sepolcro monumentale, un'area piuttosto pianeggiante sulla costa, e sia nei pressi del sito di Sant'Angelo Muxaro, che da alcuni archeologi è stato identificato come l'antica Camicos, è stata trovata una corrispondenza a riguardo. Rosa Maria Rita Lombardo invece ha puntato gli occhi su una particolare collina che sorge nell'interno, in provincia di Agrigento, il Monte Guastanella. Monte Guastanella, che oggi fra l'altro sorge su una proprietà privata. La studiosa ha scoperto la presenza sulla sommità di questa collina, che si erge per diverse centinaia di metri sul livello del mare, di un sepolcro molto interessante, che sorge proprio sulla vetta di questa collina. Vi faccio vedere una immagine, vediamo se la webcam riesce a inquadrarla, di questa collina. Questa è una collina che sorge dell'interno della provincia di Agrigento, il cosiddetto Monte Guastanella, uno sperone di roccia sulla cui sommità c'è questo sepolcro. Qui vedete un'altra foto, un edificio che è stato sinceramente poco esplorato dagli archeologi e non è mai stato preso adeguatamente in considerazione. Un edificio all'interno del quale ci sono diverse camere e le fonti locali, le cronache locali, le leggende del posto ci parlano della presenza all'interno di questo sito, di questo edificio, di un imponente sepolcro, di un imponente sarcofago che poi col tempo sarebbe stato portato via o trafugato. Esiste poi una filastrocca locale molto interessante, che viene ancora recitata nei piccoli paesi dell'Agrigentino e che ci racconta della presenza in zona della tomba di Minosse. Questo è molto... Benissimo, la regia ci sta mandando delle immagini molto interessanti. Questo probabilmente questo è l'interno, esatto, del sepolcro sulla sommità del Monte Guastanella. Un sepolcro che molto ricorda certe strutture sepolcrali etrusche, cretesi e addirittura della civiltà della costa dell'Anatolia. Questa è quella che adesso vi reciterò, è una filastrocca che riporta Rosa Maria Rita Lombardo nel suo libro, in dialetto agrigentino. L'ure mini Minosse è drivucatu intra la montagna di Guastanetta. È tutto chiunu duro, e quando lo scoprirnu, iddu addiventa un crasto duro e uno avà rimaniri. Molto molto interessante. Pensate come una vicenda che risale all'ultima fase dell'età del bronzo, che storicamente probabilmente è vera, che motivo avrebbero avuto certi storici, certi cronisti dell'antichità di inventarsi di sana pianta
una leggenda. Di inventarsi una cosa di fantasia senza alcuna pezza d'appoggio e senza alcune basi. Tanto più che le prime fonti a riguardo sono addirittura precedenti alla storica rivalità fra i Selinuntini e gli Agrigentini. Come fa notare Rosa Maria Lita Lombardo, scavi archeologici adeguati non sono mai stati fatti in questo sito, che sorge su un terreno privato. Ma la studiosa ci segnala la presenza di un ampio vano sotterraneo scavato lì nelle viscere della roccia, il cui attuale accesso è costituito da una fossa sormontata da una volta in pietra dove si scende come in un pozzo. Tale vano ipogeo è costituito da una grande camera rettangolare, con soffitto a spina di pesce e con consistenti tracce, sentite qui, di intonaco rosso, tipico fra l'altro delle pitture parietali cretesi, sulla parete destra. Gli abitanti della zona, avventuratisi in passato all'interno della struttura, riferiscono di aver visto sulla parete di fondo della camera ben due sarcofagi. Questo è interessante, prima vi ho parlato di uno, ma non mi ricordavo del secondo. Probabilmente in seguito trafugati. Continua la ricercatrice siciliana, la particolare collocazione ipogea dell'ambiente, che rappresenta un unicum nel territorio agrigentino, unita a particolari caratteristiche del vano ispezionato, fanno pensare a una destinazione funebre dello stesso, che doveva quindi trattarsi, come osserva sempre questa ricercatrice, di una camera sepolcrale sotterranea, ivi appositamente ricavata nella roccia per consegnarvi nobili spoglie umane. Sicuramente doveva essere un sepolcro molto importante, vista l'importanza del luogo, perché questa collina domina tutto il territorio circostante per chilometri e chilometri. C'è una vista incredibile dalla sommità di questa collina. Un sepolcro importante, dunque, collocato in un insieme di strutture e di resti che presentano evidenti affinità con altri insediamenti fortificati, rupestri ed ipogeici della Sicilia, come per esempio quelli di Pantalica, come il castello di Cava d'Ispica, come le grotte di Gurfa, sulle quali presto, molto presto pubblicherò un interessantissimo romanzo esoterico, che uscirà a settembre, e le grotte incontrate da Muratore a Castellana Sicula. Un sepolcro quindi di possibile e di evidente probabile paternità minoica o minoico-micenea. Lo studio della Rosa Maria Rita Lombardo, come io scrivo nel mio saggio Atlantide e altre pagine di storia proibita, dimostra evidentemente quanto spesso la verità possa essere davanti ai nostri occhi, quasi in bella vista. Ma nonostante ciò, gli occhi delle sovrintendenze archeologiche, come nel caso anche di certi siti importanti del Basso Lazio o della Calabria, che vengono ignobilmente trascurati e ignorati, sono sempre rivolti dall'altra parte, quando non del tutto foderati di prosciutto. Con queste parole io concludo quel capitolo. Quindi potremmo veramente avere in Sicilia, se non la tomba del mitico re Minosse della mitologia più arcaica, la tomba di un Minosse, di quel Minosse, uno degli ultimi sovrani cretesi della tarda età del bronzo, che avrebbe trovato la morte proprio nell'antica Camicos per mano del sovrano Sicano. E una scoperta storica e archeologica che potrebbe rivoluzionare anche la storia della Sicilia, che viene ignorata, viene sistematicamente ancora ignorata dalla soprintendenza. Per quello io ho voluto dare valore e importanza al saggio di Rosa Maria Rita Lombardo, per quello ho voluto parlarne, e mi piacerebbe molto, magari dopo l'estate, avere ospite di questo canale, questa ricercatrice, che mi premunirò di contattare.
secondo me ne nascerebbe un'interessantissima puntata. Assolutamente, nel ricordare fra l'altro anche quelle che sono un po' di appuntamenti e uscite, novità letterarie estive, allarghiamolo un po' a tutti questi mesi di vacanza, se ci puoi consigliare qualche lettura o qualche nuova uscita di edizione Aurora Boreale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Guarda, nei prossimi giorni, perché ormai si tratta di questione di giorni, usciranno tre libri molto importanti. Uno è il nuovo saggio di Gabriele Sannino, l'autore dell'ormai bestseller La fine del nuovo ordine mondiale. Questo suo nuovo lavoro, che è molto documentato, ben scritto, si intitola L'alba di una nuova umanità. Il sottotitolo è L'umanità dopo la fine del nuovo ordine mondiale. Un titolo piuttosto ottimistico, ma è il titolo di un libro interessantissimo, estremamente documentato e che lascia un grande margine di spazio anche all'attualità, perché ci parla dell'attualità, di quello che sta succedendo oggi nel mondo, di come un vecchio sistema sia entrato inesorabilmente in crisi. Ci parla dell'avvento plausibile e probabile di una nuova società, di una nuova cultura, e della desecretazione di tante conoscenze scientifiche e quindi di un probabile futuro radioso per l'umanità. E questa è una delle imminenti uscite. Un'altra uscita ormai prossima è quella del nuovo libro di Fabio Borghini, Attivare la pineale, un libro straordinario che sarà disponibile dalla prossima settimana sul sito dell'edizione Aurora Boreale, che è tutto basato sulle ultime scoperte, le ultime ricerche di Fabio Borghini nel campo delle frequenze sonore, del grande potere che hanno le frequenze sonore per risanare l'organismo umano. E altro libro molto interessante e di prossima uscita è quello di Federico Marenghi sul cinema, sui grandi segreti del cinema e su come il cinema è stato utilizzato anche per veicolare messaggi subliminali. Quindi si preannuncia un'estate ricca di nuove uscite e di letture interessanti. Bene, io vi ricordo anche per tutto ciò che concerne gli eventi di Facciamo Finta Che, cercate Gianluca Lamberti su tutti i social, cercate Facciamo Finta Che, vi aspettiamo, vi daremo tutte le prossime date e come al solito la parte dell'attualità, ricordate che c'è proprio il canale Gianluca Lamberti da mettere l'iscrizione su YouTube, dove il martedì e il giovedì proseguiremo anche in fase estiva nel raccontarvi insieme a un po' di amici quel che accade. Il sabato, sempre sul canale Gianluca Lamberti, c'è l'editoriale, quindi a mio modo scelgo delle notizie e ne facciamo un commento insieme. Quindi ti vedo pronto alla conclusione e ti lascio il commento finale di questa puntata. È importante conoscere le nostre radici, è importante conoscere la nostra storia e nel corso di quest'estate vorrò dedicare diverse puntate di questa trasmissione all'Italia, ai misteri archeologici di tante regioni italiane. Tornerò sicuramente a parlare anche della Sicilia, ma se volete intanto approfondire i rapporti e i legami che ci sono stati fra la grande civiltà minoica cretese e la penisola italiana, la Sicilia in particolare, io vi consiglio la lettura del mio saggio Atlantide e altre pagine di storia proibita, un capitolo del quale è interamente dedicato alla questione della tomba di Minosse in Sicilia e agli studi di Rosa Maria Rita Lombardo. Grazie Nicola, grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Appuntamento, alla prossima. Ciao. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato.
Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.